Hanno dominato la stagione, si sono contese la Coppa Italia, hanno liquidato senza difficoltà le loro avversarie in semifinale. Ora solo una contro l'altra per il tricolore, la partita che tutti aspettavano e probabilmente la partita che tutti si aspettavano. Brixen, Sud Tirol, Iomi Salerno è la serie che tra oggi e il prossimo 17 maggio assegnerà il 52esimo scudetto nella storia della Serie A Beretta femminile. Quella di oggi è la serie e la sera di gara 1. Immagini in diretta dal Palapalumbo di Salerno. Appassionati di pallamano, chi vi parla è Matteo Aldamonte. Diciamolo pure, se qualcuno divertendosi a settembre avesse scritto su un biglietto i nomi delle finaliste di quest'anno riponendolo poi in un cassetto, difficilmente avrebbe indicato nomi diversi da quelli delle sfidanti di stasera. Adesso però arriva il bello: Bressanone da una parte, Salerno dall'altra. L'ordine è dato dalla classifica della regular season che le ha viste rispettivamente prima e seconda, ma se poi decidessimo di metterle nell'ordine imposto dalla tradizione, dalla storia più o meno recente, dovremmo necessariamente posizionare davanti il sodalizio campano, metterlo per primo nell'elenco di lettura. 8 scudetti fra 2010 e 2021, squadra campione d'Italia in carica, 20 titoli fra il 2009 e la passata stagione, se consideriamo anche le Coppe Italia e le Supercoppe. Salerno, insomma, in poche parole ha dominato letteralmente la scena della pallamano femminile italiana, anche se la squadra che ha vinto più di recente è il Brixen Sud Tirol, che ha portato a casa invece dalla sua la Coppa Italia, che si è disputata a febbraio alla Emilia Romagna Arena di Salso Maggiore Terme. Proprio in quell'occasione l'unico precedente tra queste due squadre in una finale secca, oltre alla Supercoppa del 2019. Il precedente della Coppa Italia però è il più recente, risale a febbraio come detto, è finita 22-20 per il Brixen Sud Tirol. Gli altri due invece precedenti stagionali sono un pareggio tra le due squadre in Alto Adige, situazione di parità nella gara di andata della regular season 26-26, e la vittoria da parte della Iomi Salerno invece per quanto riguarda l'unico precedente che si è disputato qui al Palapalumbo, 31-26 lo scorso 26 marzo. Quella poteva essere la giornata in cui Bressanone avrebbe potuto definitivamente prendersi il primato aritmetico della classifica, e invece Salerno ha lanciato uno squillo di tromba non da poco, perché è vero non è servito a togliere il primato alla formazione altoatesina, ma al tempo stesso è stato un segnale piuttosto chiaro da parte della squadra detentrice del titolo italiano, per nulla intenzionata a cedere anzitempo lo scettro alla compagine altoatesina allenata da Ubi Nessing. Una sola grande ex in questa partita, si tratta di Monica Prunster, che in questo Palasport con la maglia di Salerno ha vinto per 5 volte il campionato italiano, ha vinto 5 scudetti tutti tra il 2011 ed il 2018. Dall'altra parte invece c'è la giocatrice più vincente nei playoff scudetto, una delle più vincenti in assoluto della pallamano italiana femminile, si tratta del capitano della Iomi Salerno Pina Napoletano, che è sempre stata in campo in tutti i 20 titoli che abbiamo elencato un attimo fa della compagine che questa sera gioca in casa in gara 1. La serie proseguirà poi con gara 2 in programma domenica pomeriggio in Alto Adige, dove l'atmosfera in termini di pubblico si preannuncia rovente. Eventuale gara 3 è in programma invece il prossimo martedì con fischio d'apertura, in quel caso alle ore 19, ore 18 invece per quanto riguarda la gara di domenica, come dicevo, in una serie che andrà avanti al meglio delle tre partite in questo maggio rovente della pallamano italiana, in cui come di consueto si assegnano gli scudetti e si decidono i principali verdetti stagionali. Direzione arbitrale affidata alla coppia formata da Francesco Simone e Volodymyr Filonenko, arbitro ucraino 31enne che lo scorso 9 aprile ha debuttato nei campionati italiani e che viene chiamato in causa adesso per questo grande appuntamento, questa finale scudetto per Francesco Simone, il ritorno in una finale scudetto in attesa di poter riabbracciare il compagno Pietro Monitillo ai box per un infortunio. È iniziata dunque gara 1 che ci porterà entro martedì prossimo al 52esimo scudetto della Serie A Beretta femminile. Attacca da
sinistra a destra dei vostri schermi, la Yomi Salerno con il pallone in mano e Natasha Kernic in area della costa e Ramona Manojlovic a formare la linea dei terzini. Lucila Stettler in posizione di pivot che ha subito toccato il primo pallone della sua partita sulle ali napoletano e dall'altra parte Romeo, palla recuperata da Babbo su Manojlovic che era finita a terra, Babbo va in contropiede, viene toccata da Kernic, non c'è fallo, viene convalidato il gol, il primo gol di questa serie di finale scudetto, lo segna già da Babbo. Su quel lato di campo Victoria Romeo prova a superare Monica Prusser che mette a segno la prima parata di questa partita nella Palasport, nella porta che è stata sua e dove ha vinto tutto tante volte. Possesso Salerno, Salerno che ha superato nella serie di semifinale scudetto 2-0 la Libest Espresso Mestrino, stesso esito nelle due gare che il Brixen Sioux Tirol ha vinto contro la Cassa Rurale Pontinia, come dicevo in precedenza, Bressanone che ha chiuso in vetta alla classifica alla regular season, Salerno al secondo posto con un ritardo di tre lunghezze, si sblocca Natasha Kernic per la Yomi Salerno, 1-1 il risultato, 1.5 sul timer della partita. Prime schermaglie di inizio gara, di inizio serie, anche se naturalmente in una serie così compressa nel tempo con due, al massimo tre partite, ogni minuto, ogni pallone può essere quello decisivo. Buona questa penetrazione intanto da parte di Durvalder, c'è un 2 minuti per Lucila Stettler che viene sanzionata immediatamente dalla coppia arbitrale, da Volodymyr Filonenko che non perdona dunque l'intervento in ritardo del pivot terzo difensore della Yomi Salerno. Arasai Duran dalla linea aveva segnato 13 reti nella finale di Coppa Italia vinta all'Emilia Romagna Arena di Salso Maggiore Terme proprio dal Brixen Sioux Tirol. Intervento di Ilic, la ribattuta però favorisce ancora Duran che segna il primo gol della sua partita, della sua serie di finale con Giorgia Di Pietro, unica tolta le giocatrici in campo naturalmente di Salerno che è la squadra campione d'Italia in carica ad aver giocato, dicevo, Arasai Duran insieme a Giorgia Di Pietro la serie di finale scudetto lo scorso anno con la maglia della Mechanic System Oderzo, serie che si era decisa proprio alla palestra Palumbo in questa struttura dove Salerno aveva conquistato il quarto tricolore consecutivo, l'ottavo della storia della PDO. 1-1, tentativo di penetrazione para Pruster sulla conclusione centrale da parte di Kernic, non agguanta il pallone Babbo, ci arriva prima invece Ramona Manojlovic, partita che stenta ad alzarsi in termini di ritmo, entrambe le squadre stanno studiando l'avversaria, stanno procedendo con calma e con pazienza, ci ha provato per la verità in questa occasione ad accelerare maggiormente invece Bressanone con le solite ripartenze di Giada Babbo che torna in una serie di finale scudetto, lei che il titolo italiano l'ha vinto in due occasioni con la maglia del Conversano, la sua città d'origine, in quella stessa squadra anche Arasai Duran e Giorgia Di Pietro. Kernic fa fatica però a trovare spazio Salerno, Romeo che è completamente fuori posizione, lei che è un'ala destra e stava operando sul lato sinistro invece dell'attacco della formazione campana. Manojlovic in posizione di centrale, Kernic prova la conclusione, Kernic che si prende la responsabilità in questi primi minuti di partita e il suo terzo tiro, uno è andato a segno, l'altro l'ha parato Prunster, questo non mettiamolo in statistica perché c'è stato un fallo, si ricomincia dall'arco tratteggiato dei 9 metri, il tiro di Manojlovic, buono il muro da parte della difesa di Bressanone, si riparte con il pallone riconquistato da Prunster, Ghilardi sotto contatto, c'è il fallo di Romeo, vuole accelerare subito Bressanone, fallo però ai danni di Durvalder, si ricomincia dalla linea dei 9 metri con Virginia Ucchino che fa ripartire l'azione d'attacco da parte del Brixen Sioux Tirol, sono 91 i gol in stagione di Sofia Ghilardi, terzino sinistro classe 99, ex Leonessa Brescia ed ex Cleba León, formazione militante nel campionato spagnolo. Durvalder ancora per Ghilardi, Durvalder, gioco d'appoggio di Virginia Ucchino, si muove centralmente Babbo che poi va a posizionarsi come doppio pivot, l'attacco di Ghilardi che però ribalta in lato subito per questa azione d'attacco, pallonetto, sbaglia completamente la mira però già da Babbo, era stata ottima la combinazione di Bressanone, un'azione che dava l'impressione di essere qualcosa di provato e riprovato in allenamento. Babbo si era ritrovata completamente sola, dimenticata dalla difesa di Salerno, il ruraccio poi però di Babbo che non ha centrato lo specchio della porta con il suo pallonetto. Fallo su Kernic, rientra Stettler,
Dopo i due minuti dunque Salerno è uscita nel modo migliore dalla situazione di difficoltà, risultato che dice 2-1 Bressanone, ma Brixen non ha poi più segnato sulla situazione di superiorità numerica. Salerno replica invece prontamente con Ramona Manojlovic, segnano dunque Krnic e Manojlovic. Da un lato e dall'altro c'è il pallone per Duran, che ha un po' di fatica con il palleggio, un po' di difficoltà. Ghilardi continua a far circolare il pallone, si alza Duran, ottimo muro di Settler, raccoglie il pallone Pina Napoletano, che fa ripartire immediatamente l'azione d'attacco di Salerno, anche se il piano partita di Salerno per il momento sembra essere quello di portarsi dall'altra parte con calma, sfruttando poi le bocche da fuoco da Ilara Dalla Costa, Ramona Manojlovic fino a Natasha Krnic. Fino ad ora due dei tre terzini di Salerno sono andati a segno, manca all'appello Ilara Dalla Costa, che però con 147 gol è la migliore marcatrice in stagione proprio della formazione campana. Romeo, il pallone recuperato da Dalla Costa, il tentativo di passaggio non va a buon fine, allora già da Babbo, siamo sul fronte opposto, il palleggio di Babbo che ruba il tempo a Manojlovic, va alla conclusione, Babbo sbaglia una volta, due no, pallone messo nell'angolo, rete del nuovo vantaggio da parte del Bressanone, e immediatamente risponde, accompagnata dal boato del pubblico della Palapalumbo, Ilara Dalla Costa, anche per lei primo gol della partita, anche lei primo gol della serie di finale scudetto. Dal gennaio 2017 veste la maglia della IOMI Salerno, arrivata dalla Cassano Magnago, dove è cresciuta sportivamente, originaria di Busto Arsizio, quattro volte sul gradino più alto del podio, quattro volte tricolore con la maglia della formazione campana. Ghilardi dentro il pallone Perucchino, che però non ha un buon impatto con la sfera, invasione fischiata al pivot di origini pratesi, palla persa dunque da Bressanone, si torna sul fronte opposto, Manojlovic va a puntare nel mezzo, buono l'uno contro uno, grande lavoro anche di Lucila Stettler nel portare con sé i due difensori, nell'attirare l'attenzione, e il 2-0 di parziale permette dunque alla IOMI Salerno di portarsi in vantaggio. Si abbassa un po' adesso il ritmo della gara, Bressanone prova a rimettere ordine nelle sue idee, Ghilardi dentro il pallone di Durvalder, Perucchino che però ancora una volta non ha un impatto felice col pallone, qui azione degna di Lupin per Giada Babbo, che arriva da dietro, sporca il palleggio di Vittoria Romeo senza commettere fallo, palla che è schizzata però poi come una saponetta oltre la linea di fondo, l'ultimo tocco è proprio dell'ala sinistra di Bressanone, dunque il possesso rimane ancora alla IOMI Salerno. Krnic per Manojlovic con una mano, il pallone per Dalla Costa, è un doppio incrocio per far muovere Manojlovic, ancora Krnic che va sull'elevazione, il tiro dalla distanza, c'è l'ultimo tocco ancora una volta del muro di Brixen, si ricomincia dall'angolo. Manojlovic commette un fallo in attacco, però passi di Manojlovic che ha cambiato idea qui al momento di prendere l'ultima decisione, al momento di lasciare il pallone, era intenzionata inizialmente ad andare verso il centro, a rifugiarsi nelle mani di Krnic o di Dalla Costa, poi ha avvertito il movimento di Settler dietro al difensore, ci ha pensato per un attimo, troppo tardi, palla che è finita nelle mani di Bressanone per effetto di una irregolarità dei passi commessi proprio da Ramona Manojlovic. Sulla linea dei terzini c'è Nadia Abfalterer adesso per Bressanone, Arasai Duran sull'uno contro uno, sotto contatto Duran, lo strapotere fisico di Duran ci conduce ad un fallo, ad un 9 metri. Durvalder. Duran. Arriva da lontano Falterer che poi fa muovere Duran, ancora il palleggio di Arasai Duran nell'angolo per Sara Hilber. Non c'è spazio per Hilber che si è vista pochissimo fino ad ora, ci si affida ancora a Ducchino che viene tirata giù dalla difesa della IOMI Salerno. Ben arginata per ora il pivot del Brixen Sud Tirol, Durvalder ancora per Arasai Duran, si muove centralmente a Falterer che va in uno contro uno, riesce a sfuggire via nel cuore della difesa di Salerno, la tirano giù però Ilara Dalla Costa e Natasha Krnic, tocca ad Arasai Duran prendersi questo tiro, gran muro però di Ramona Manojlovic
sottopassivo l'attacco della Brixen Sioux Tirol. Palla splendida di Giada Babbo, errore al tiro di Virginia Occhino, non c'è fallo. Palla geniale di Babbo, ha trovato un corridoio tra le gambe di Kurnic. Colpo da biliardo di Giada Babbo, vanificato però dal tiro tutt'altro che preciso di Virginia Occhino, che non ha avuto un buon impatto in questa partita, in questa serie di finale scudetto. Si ricomincia ancora per l'attacco di Salerno, che è in vantaggio. Rischia di perdere il pallone Kurnic, che poi arriva a tu per tu con Monica Prüster. Tardiva la chiusura difensiva di Andrea Eder, in modo particolare perché la difesa di Bressanone si è ritrovata spiazzata davanti al pallone quasi perso da Kurnic, quasi ma non perso del tutto. Sono saltati gli equilibri, si va dalla linea dei 7 metri dove si porta Ilaria Dalla Costa, che si lascia ipnotizzare da Monica Ponser. La ribattuta favorisce comunque la Yomi Salerno, palla che è terminata direttamente nella metà campo salernitana. Ancora Salerno con lo scavalcamento da parte di Dalla Costa, che arriva in zona tiro dopo aver superato con un cambio di direzione verso l'esterno Nadia Falterer. C'è però un fallo, 9 metri. Si riparte ancora Dalla Costa, carica i tre passi, poi torna su Kurnic, la finta è isolata, Duran va dentro Kurnic, non c'è fallo. Ci pensano un attimo i direttori di gara, poi concedono ancora un fallo a Salerno, non un tiro dai 7 metri come avrebbe voluto Kurnic, bensì un 9 metri. Si ricomincia nuovamente quando si gioca da 11 minuti e mezzo in questa gara 1 di finale scudetto. Alla Palapalumbo di Salerno ancora un muro da parte di una delle due difese, gran lancio per Hilber che però lascia sfuggire il pallone dalle mani. Un po' di paura nelle mani delle giocatrici di Bressanone e un po' di nervosismo da una parte e dall'altra, partita che fa fatica a sbloccarsi. Manojlovic, undici reti per Hilber nella gara 1 di semifinale scudetto giocata dal Brixen Sioux Tirol sul campo della Cassa Rurale Pontina, con una vittoria piuttosto agevole delle altoatesine. Palla nell'angolo, intanto ci prova Romeo che non trova lo specchio della porta, il tutto però viziato da un fallo di Durvalder, e dunque 2 minuti per Stefani Durvalder e possibilità di andare dalla linea dei 7 metri per Salerno, che questa volta cambia tiratrice perché Dalla Costa ha sbagliato nella prima occasione a tu per tu con Monica Prunster. Tocca a Ramona Manojlovic sfidare Prunster, e Salerno avrà la possibilità di attaccare in superiorità numerica, e arriva il gol da parte di Manojlovic. Rete dunque del doppio vantaggio da parte della Yomi Salerno, 5-3 il risultato. Entra in campo Giorgia Di Pietro in posizione di centrale, origini teramane per Giorgia Di Pietro, prima stagione con la maglia del Bressanone nello scorso anno nelle fila dell'Oderzo. Bressanone che sta attaccando con l'extra player adesso per ovviare l'inferiorità numerica, ancora un tentativo di andare da Ucchino e ancora però una palla persa da quelle parti per il Brixen Sioux Tirol, che adesso ha una giocatrice in meno e deve ripiegare in qualche modo. Si torna nell'angolo, vittoria Romeo, pallonetto, palla sulla traversa, errore di Romeo, non ne approfitta Salerno, era una chance ghiotta per la Yomi Salerno di allungare, nulla da fare però. E allora Duran col palleggio, Duran arriva sui 6 metri, va a segno Arasai Duran. Nonostante la inferiorità numerica, il Brixen Sioux Tirol trova dunque questo gol importante con la sua giocatrice cubana per Arasai Duran. Bottino come al solito notevole in stagione, sono 156 con i due gol segnati stasera i sigilli complessivi della giocatrice cubana in questo campionato. Tiro dai 7 metri, terzo 7 metri per la Yomi Salerno in questa partita, lo conquista con questa buona penetrazione la stessa giocatrice che si incarica della battuta, Ramona Manojlovic, che ha già segnato in una occasione e non sbaglia. 2 su 2 per Manojlovic dalla linea dei 7 metri, 2 su 3 per Salerno. Rete del più 2 per la Yomi Salerno. Ricordo le dinamiche di questa formula
della serie di finale scudetto, non è previsto che si tenga conto dello scarto delle partite, dunque vittoria in gara 1 vuol dire 1-0 nella serie e possibilità di chiuderla già in gara 2. Duran, la finta di Arasai Duran, prova ad andare dentro, prova ancora una volta a far valere le sue doti fisiche la giocatrice cubana, ex Conversano ed ex Mechanic System Oderzo. Ancora Duran, la finta di per rientrare tra primo e secondo difensore, non riesce a chiudere in maniera efficace Ramona Manojlovic. Sarà una partita naturalmente di sofferenza quella dei difensori di Salerno, perché Duran è una giocatrice che sa sempre fare molto male, come abbiamo visto nell'ultima azione, va fino in fondo, fino alla fine. Grande uno contro uno anche di Giada Babbo, in men che non si dica il Brixen su Tirol risponde con una 2-0 di parziale e pareggia i conti, 6-6 il computo complessivo dopo un quarto d'ora. Krnic, Salerno che aveva buttato via il possesso nella gestione precedente della rimessa veloce. Manojlovic, pallone nell'angolo, non c'è spazio, deve risalire allora Vittoria Romeo, che poi con l'elevazione cede a Dalla Costa. Dalla Costa si rifugia in Krnic sulla linea dei 6 metri, risponde presente, timbra il cartellino anche Lucila Settler, molto brava a farsi trovare libera la giocatrice della Iomi Salerno. Per Settler, giocatrice di origini argentine ma di passaporto italiano, anche di recente sotto la gestione in nazionale di Giuseppe Tedesco, la convocazione in azzurro. Pivot classe 1990 Di Pietro, palla dentro, impreciso però il passaggio di Di Pietro che è finito direttamente sui piedi di Hilber. Sta facendo fatica a sbloccarsi Sara Hilber, anche se in questo caso non ha colpe su un pallone che le è finito direttamente sui piedi. In ritardo la chiusura qui di Bressanone, tiro dai 7 metri, esulta Ramona Manojlovic perché naturalmente ogni opportunità di portarsi a tu per tu con Monica Proster senza faticare e quindi opportunità nitide come quelle dei penalty rappresentano punti a favore su cui costruire il bilancio di una serie di finale scudetto che si preannuncia davvero equilibratissima. Salerno piazza il 2-0 di contro break, 8-6 il risultato, fughe e controfughe, e per ora ci ha provato più Salerno di Bressanone a scappare via. Naturalmente Salerno ha lo svantaggio di gara 2 della eventuale gara 3 da giocare in Alto Adige, dunque dovrà far pesare quanto più possibile il fattore campo in questi unici 60 minuti di questa serie di finale scudetto che andranno in scena proprio al Pala Palumbo. È arrivato il gol intanto del Brixen su Tirol per l'8-7, siamo sul fronte opposto dove Salerno prova ad alzare il ritmo con Krnic, dentro la penetrazione, il pallone nell'angolo, si prende la conclusione Romeo, no, perché si rifugia direttamente nella napoletana, non aveva un buon ritmo, poi la conclusione, il pallone è finito in fondo al sacco, rete di Ilara Dalla Costa che affila le armi e lascia partire un'ottima conclusione dai 9 metri, troppo importante nelle economie sia difensive che offensive di Salerno l'apporto di Ilara Dalla Costa. Ghilardi, Babbo va a puntare Romeo, Ghilardi sulla corsa, attendista la difesa salernitana e Ghilardi non perdona. 9-7 Manojlovic prova e anche qui una difesa un po' pigra di Bressanone, sta un po' troppo a guardare l'azione di Manojlovic che non fallisce, si è aperto un buco perché Manojlovic è finita a terra. Ritmi piuttosto elevati adesso sulle rimesse veloci, le due squadre stanno approfittando, stanno soprattutto facendo durare molto poco i rispettivi attacchi, ma finché il pallone finisce in fondo al sacco chi accelera, chi corre ha sempre ragione. Segna Sofia Ghilardi che, in men che non si dica, ha approfittato della caduta da parte di Ramona Manojlovic nella fase di rientro dopo il gol segnato. È entrata intanto Tanaskovic nelle fila di Salerno, Katarina Tanaskovic, classe 95, giocatrice
di nazionalità serba, arrivata in corso di stagione. Palla persa però da Salerno, che deve rientrare immediatamente perché Bressa non adesso attacca con il pallone della possibile pari nelle mani. Errore però anche sul fronte opposto, errori tecnici da un lato e dall'altro. Si sgola Ubinessing in panchina. Giorgia, riferendosi a Giorgia Di Pietro per questo passaggio impreciso. Tanaskovic nel mezzo, Siriel Lauretti, Matos che si posizionerà in posizione di terzino sinistro dopo questo movimento a gioco d'appoggio, a mo' di gioco d'appoggio da parte di Lucila Stetler. Murato però il tentativo di Dalla Costa, deve rientrare Lauretti Matos. Ghirardi su Tanaskovic, ottimo movimento di Eder che non sbaglia, si è mossa quatta alle spalle della difesa di Salerno che era tutta concentrata sull'attacco proprio di Sofia Ghilardi. Sostituzione nelle fila della Iomi Salerno tra i pali, è uscita Mariana Ilic ed è entrata Elisa Ferrari, sempre in mezzo Lauretti Matos che chiama, attinge dal playbook della squadra allenata da Laura Avram. Terza stagione da allenatrice per Laura Avram, la gran parte da giocatrice ma anche come allenatrice sulla panchina di Salerno. Come Pina Napoletano ha vinto tutti i titoli nella storia del sodalizio PDO, 20 trofei dal 2009, dalla Coppa Italia del 2009 allo scudetto della passata stagione. Tanaskovic, cavalcamento cercato da Lauretti Matos, il tiro di Napoletano, palla che sfila via però alle spalle di Monica Pronster che si era abbassata per andare a chiudere. Non è stato necessario però l'intervento proprio da parte di Pronster, imprecisione al tiro invece per Pira Napoletano, risultato di perfetta parità quando stiamo per giungere al 22esimo minuto del primo tempo. Di Pietro ammessa sia in gara 1 che in gara 2 la eventualità del pari. Grande palla di Babbo nell'angolo per Sofia Ghilardi, para però Elisa Ferrari, buono l'impatto sulla partita di Ferrari, si scalda la palestra Palumbo. Lauretti Matos, Tanaskovic, lancio lungo sulla palla persa, Hilber può andare sui 6 metri dopo aver raccolto da terra, un passaggio impreciso, prima rete della partita per Sara Hilber, gol dell'11-10. Il gol di Hilber è un gol per Bressanone molto importante perché vuol dire testa avanti, vuol dire vantaggio, vuol dire 11-10. Manojlovic, Lauretti Matos, ha cambiato difesa Bressanone in 5-1 con Ghilardi come centroavanti, si muove alle spalle del centroavanti proprio Dalla Costa, lo scavalcamento, Lauretti Matos, giocatrice di una duttilità straordinaria come pivot, come ala, adesso anche come terzino, ha attaccato lì nel mezzo, ha superato la difesa avversaria e poi è andata a ripiegare, è andata a chiudere, anche grande lavoro difensivo là dove sa sempre dare una grande mano. 11-11 il risultato, primo gol della partita anche per Lauretti Matos. Si rivede Durvalder, tante giocatrici da far ruotare, Ubinessing anche qualcuna in più probabilmente rispetto alla Iomi Salerno, che in questo momento però sta tenendo comunque in panchina sia Tanaskovic che Natasha Kirnic. Durvalder solo uno contro uno, la palla dentro per Ghilardi, buono l'anticipo però di Romeo che la raccoglie da terra, è già accompagnata a rimorchio da Napoletano che raccoglie il pallone e piazza alle spalle di Monica Pronster. Grande azione difensiva ma grande azione corale qui di Salerno, perché buona l'intuizione, ottima l'intuizione da parte di Vittoria Romeo, ma poi il recupero di Romeo non era dei più semplici e invece Salerno ha accompagnato prima con Ramona Manojlovic, poi con l'arrivo da dietro da parte di Pina Napoletano, che dunque
ha trovato il primo gol della sua gara quando siamo giunti al 24esimo minuto. Arriva il time out chiamato da Ubinessing sulla panchina del Brixas Tirol. Come dicevo, se ne sono andati 24 minuti in questa gara 1 di finale scudetto. Si corre come sempre sulla distanza dei due tempi da 30 minuti ciascuno, e come dicevo in precedenza è ammessa la eventualità del pari sia in gara 1 che in gara 2. Squadre che replicheranno domenica in Alto Adige nella palestra di Via del Laghetto, dove si preannuncia un'atmosfera rovente, una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni. Sono 8, come ricordavamo in precedenza, i titoli italiani nella storia, nel palmarès della società PDO Salerno, 9 invece nella storia della città di Salerno, pallamanisticamente parlando, 7 invece gli scudetti, seppur appartenenti a un'epoca pallamanistica della Serie 1 femminile diversa per quanto riguarda il Brixas Tirol, che ha vinto 7 volte lo scudetto tra il 1978 e il 1985. Ha dovuto attendere poi tanti anni, oltre a 30 anni, per tornare al successo in un grande appuntamento con la Supercoppa del 2019, vinta in finale proprio contro Salerno. E proprio contro Salerno è arrivato il 22-20 in finale di Coppa Italia nel febbraio scorso alla Emilia Romagna Arena di Sanzo Maggiore Terme. Pasticcia qui Brixas Tirol sulla gestione di questo possesso, passi fischiati a Durvalder e cambio di possesso. Con il pallone gestito da Salerno, che non ha operato variazioni sul tema rispetto alla chiamata del time out da parte di Nissing, dunque c'è sempre nel mezzo Lauretti Matos, affiancata da Dalla Costa e da Ramona Manojlovic, che però hanno invertito la loro posizione. Qui ottima azione solitaria di Piera Napoletano, che viene fermata poi dal fischio arbitrale per un fallo subito. Aveva superato agilmente Sara Hilber. Si riprende a giocare, 9 metri con Lauretti Matos, ancora Dalla Costa, si è appiattita nuovo Manojlovic, si accentra Ramona Manojlovic, l'incrocio per far muovere Dalla Costa che spara dalla distanza, conclusione vincente di Ilara Dalla Costa per il 13-11 più 2. E anche il massimo vantaggio registrato fino ad ora nel corso della partita, l'uno contro uno di Babbo, che porta avanti come al solito la rimessa veloce del Brixas Tirol e poi va a posizionarsi come doppio pivot, va ad agire tra le maglie della difesa avversaria per creare un po' di confusione, un po' di scompiglio nelle primissime fasi del rientro dopo il gol, e poi torna nel suo ruolo naturale di ala sinistra. Durvalder, si muove Babbo che risale, la finta di incrocio, poi palla dentro per Giada Babbo, pallonetto, azione combinata e che riesce in maniera perfetta per il Brixas Tirol, finisce con la ciliegina sulla torta del pallone appoggiato sopra la testa e sopra le mani di Elisa Ferrari da parte di Babbo. Prima di questa partita migliore marcatrice tra le due squadre, con un bottino complessivo di 180 reti. Prima di questa partita, lo ripeto ancora, ha la possibilità di essere la giocatrice ad aver realizzato il maggior numero di gol in questa stagione. Naturalmente, ad onor del vero, bisogna dare già il titolo di migliore marcatrice al termine della regular season, perché chi gioca i playoff gioca ovviamente delle partite in più. Ad Elenia Furlanetto, giocatrice della casa al Grande Padana, che ha chiuso la stagione sfiorando i 200 gol, 198 il suo bottino, così come aveva lasciato la Serie A Beretta, l'ha ritrovata, ovvero vincendo la classifica marcatrice. Dunque un plauso indubbiamente ad Ilenia Furlanetto, nonostante Giada Babbo, inclusi i playoff, stia guardando proprio al bottino del terzino della formazione emiliana. Durvalder, 9 metri, si allungano i tempi però di questo possesso da parte del Brixas Tirol. Ancora Durvalder,
l'uno contro uno, palla dentro per Ucchino che non riesce a girarsi, ha subito fallo sotto passivo ancora Bressanone, probabilmente andrà dura nella conclusione che stacca dai 9 metri, viene protetta dalle giocatrici avversarie, spara alto però Arasai Durán che si arrabbia con le sue compagne di squadra. C'è una giocatrice intanto di Salerno che è rimasta a terra, si tratta di Lucila Stettler che si rialza. Spiacevole episodio lo scorso anno tra Arasai Durán e Lucila Stettler nella serie di finale che si era conclusa proprio qui, con Durán che vestiva la maglia giallo-nera dell'Oderzo. Avevano avuto uno scontro di gioco e avevano purtroppo raccolto l'una i denti dell'altra a terra. Tutto fortunatamente risolto. Sono in campo Settler ancora con la maglia di Salerno e Bressanone con e Durán con la maglia di Bressanone. Passi fischiati intanto a Ramona Manojlovic. Siamo proprio nei secondi finali di questo primo tempo, 29-30, dunque mancano 30 secondi al termine del primo tempo, 13-12 il risultato in favore di Salerno. Attacca Bressanone però con la palla del pari in mano e Bressanone ora vorrà portare alla lunga questo possesso per non dare chance di tiro alle avversarie. Non c'è spazio per Babbo che deve ricominciare, va in elevazione Babbo che prova ad affidarsi a Eder, c'è un fallo però, mancano 10 secondi adesso. A questo punto qualcuno deve inventare qualcosa. Ghilardi, stacca Ghilardi, il tiro a contatto con la difesa, porta a terra però con sé, occhio alla porta vuota, c'è il tiro che finisce fuori, ci aveva provato Elisa Ferrari. Dicevo, Ghilardi è stata portata a terra da Ilana Dalla Costa. Alla fine Bressanone, dopo un attacco durato una trentina di secondi, non riesce a concludere in maniera efficace. Intervento della difesa salernitana che aiuta Elisa Ferrari, la quale poi prova a concludere a porta vuota senza trovare lo specchio della porta. In sostanza, in concretezza, non cambia nulla. 13-12 così al termine del primo tempo, Salerno in vantaggio più uno nei confronti della Brixen su Tirol. Questa è gara 1 di finale scudetto e noi torniamo in diretta tra poco sempre dalla Pala Palumbo per il secondo tempo di questo primo atto della serie che assegnerà il 52esimo scudetto nella storia della pallamano italiana femminile. Tra poco.
Tutto pronto dunque per riprendere a giocare. Immagini di nuovo in diretta dalla Pala Palumbo di Salerno. Sta per iniziare il secondo tempo di gara 1 di finale scudetto per il 52esimo tricolore nella storia della pallamano italiana femminile. Da un lato la Iomi Salerno, padrona di casa in gara 1 questa sera, dall'altra parte il Brixas Sud Tirol, Salerno squadra detentrice del titolo italiano, lo ha vinto nelle ultime 4 stagioni in cui è stato possibile naturalmente assegnare il titolo italiano. Il riferimento è chiaramente alla stagione e all'anno 2020 in cui non è stato possibile concludere il campionato, stagione 2019-2020. Per quanto riguarda Brixas Sud Tirol, campionato chiuso in vetta alla classifica per quanto riguarda la regular season. Bressanone che poi ha battuto nella serie di semifinale scudetto le avversarie della Cassa Rurale Pontina 2-0 tra gara 1 e gara 2. Stesso esito per la serie in cui la Iomi Salerno ha superato la concorrenza della Libest Espresso Mestrino. Tutto in 2 settimane di fatto per quanto riguarda i playoff scudetto, che si concluderanno entro martedì prossimo con la eventuale gara 3. Gara 2 è in programma invece domenica pomeriggio alle ore 18 in Alto Adige a Bressanone, alla Palasport di Bressanone. 2 minuti intanto per Nadia Abfalterer per un intervento sul collo di Ramona Manojlovic, che ha richiamato l'attenzione della coppia arbitrale. Dunque superiorità numerica per la Iomi Salerno, che riprende a giocare con Sirella Auretti Matos come pivot. La vedono le compagne di squadra, errore di passaggio però di Manojlovic, c'è il contropiede di Babbo che è velocissima, carica i 3 passi e mette il pallone nell'angolo, sempre rapidissima Giada Babbo che trova il gol del pareggio. Dunque Bressanone, che aveva avuto la possibilità per la verità con il pallone in mano di attaccare nel primo possesso del secondo tempo, trova il gol. Adesso ancora Babbo che con la palla di vetro legge le intenzioni dell'attacco avversario e poi sbaglia però a tu per tu con Elisa Ferrari. Intervento di Ferrari questa volta, Babbo fallisce quello che poteva essere il 2-0 di parziale da parte del Bressanone, il soprattutto gol del vantaggio per Babbo. Rimangono 5 i gol realizzati in questa partita e qui Monica Prusser fa diventare tutto buio sul tiro di Vittoria Romeo. Intervento che permette al Brixen Sud Tirol di uscire indenne da questa situazione di inferiorità numerica. Sostituzione, ora esce Prunster, entra Virginia Occhino. Il Bressanone attacca sulla situazione di extra player, dunque con la porta vuota e con la sesta giocatrice di movimento in campo. Si tratta proprio di Occhino, Prusser in panchina. Attacco per Arasaidura, Durvalder prova ad andare sull'esterno, errore di passaggio però sbagliano entrambe le squadre da un lato e dall'altro. La posta in palio è molto alta, Bressanone vorrebbe tanto portare a casa lo scalpo di Salerno direttamente qui dal Pala Palumbo. Salerno ovviamente sa che dovendo giocare gara 2 ed eventuale gara 3 in trasferta, questo è un passaggio di importanza capitale nella storia di questa serie di finale. 14-13, segna intanto Pina Napoletano, secondo gol della sua partita per il capitano della Iomi Salerno. Ghilardi, Durvalder, un solo timeout chiamato fino ad ora nel corso della partita, lo ha speso Ubinessing nel primo tempo. Questo ovviamente non influisce sul numero di timeout a disposizione di Laura Avram, che potrà chiamarne 2. Grande finta qui di Arasaiduran che spedisce in edicola la difesa di Salerno. Kernic intanto ribalta il lato su questo attacco, gran gol di Napoletano che alza la parabola. Tutta l'esperienza di Pina Napoletano a tu per tu con Monica Prunster. Si abbassa Prunster dopo 2 gol e 2 tiri precedenti di Napoletano, 3 se consideriamo anche l'unico sbagliato del capitano di Salerno, che erano stati indirizzati negli angolini bassi. E questa volta con il polso Napoletano ha alzato la traiettoria e ha battuto proprio Prunster. Tiro dai 7 metri intanto sul fronte opposto, perché intanto l'azione di Bressanone si è sviluppata velocemente. Si procede con una penalty, si incarica della battuta Arasaiduran. Fallo ai danni di Stefani Durvalder, possibilità per Arasaiduran, tocca a Ferrari e pallone che finisce fuori, parata di Elisa Ferrari.
che si becca gli applausi di Mariana Ilic, della collega di reparto in panchina. Krnic, uno contro uno. Salerno forte dalle parate del suo estremo difensore, va ad attaccare con un gol di vantaggio su cui poter costruire il tentativo di break, il tentativo di accelerazione. C'è stato un fallo ai danni di Krnic, partita però fino ad ora andata avanti su binari di grande equilibrio, nonostante sia la prima volta in assoluto che Bressanone e Salerno si affrontano in una finale scudetto. Ci sono tante giocatrici da una parte e dall'altra che si sono fronteggiate in più occasioni per i titoli che contano. Tiro dai 7 metri intanto per questo fallo ai danni di Ilara Dalla Costa, commesso da Ara Saidura, in una difesa in area ravvisata dalla coppia arbitrale, perché altrimenti l'uno contro uno di Dalla Costa sarebbe terminato in uno sfondamento su Duran, che aveva preso posizione ma l'aveva fatto all'interno dell'area colorata di giallo sul 40-20 del Palapalumbo. Segna dunque la Iomi Salerno ancora con Manojlovic e ritrova il più 2, che continua ad essere il massimo divario registrato nel corso della partita. Abfalterer per Dulvadrel, va dentro alla side Duran, prova a piazzare il pallone sul palo lungo, c'è un tiro dai 7 metri però, e cambia la tiratrice anche Bressanone dopo l'errore di Duran. Nadia Abfalterer l'aspetta quasi sui 4 metri. Ferrari che alza la gamba e viene freddata però. Meno 1 quando siamo giunti al 35esimo, quasi 36 i minuti sul cronometro della partita. Krnic, accelera per Manojlovic, che però deve sfuggire alla marcatura di Ghilardi, che lavora da centro avanti ormai da qualche minuto. Ha nuovamente riproposto questa difesa in 5-1 Bressanone. Palla persa, Duran raccoglie ed accelera. Durvalder col palleggio, palla schiacciata dentro, e però era all'interno dell'area dei 6 metri. Sofia Ghilardi, invasione subito ravvisata dalla coppia arbitrale. Nulla da fare, Bressanone manca all'appuntamento con il possibile pareggio. Salerno ha un'altra chance di ritrovare il più 2. Krnic in posizione di centrale, Manojlovic. Krnic chiusa la linea di passaggio su Stettler, ci prova Ramona Manojlovic con il piede destro avanti. Esulta Manojlovic, ma soprattutto Krnic ha detto alla compagna di squadra: vai tu, perché c'è tanto spazio. E sul secondo difensore la difesa di Bressanone propone, offre un isolamento abbastanza marcato per gli uno contro uno di Manojlovic, per gli attacchi di Manojlovic. Due minuti intanto per Rapina Napoletano, che ha trattenuto da dietro sulla rimessa veloce Abfalterer, e dunque opportunità di attaccare con la superiorità numerica per il Brixen Südtirol in maglia bianca, la formazione altoatesina. Abfalterer, Duran allarga il baricentro, poi Abfalterer, c'è spazio per andare dentro, rete, sfrutta molto bene la giocatrice in più in questo frangente Bressanone. Gol del nuovo meno 1, 17-16. E intanto, rispetto al nostro ultimo rapporto, alla nostra ultima occhiata al timer della partita, sono passati altri due minuti e siamo in totale a 37. E Salerno deve tornare a fronteggiare un Bressanone che ha ripreso a giocare in 7-7. Manojlovic, risale Lauretti Matos, ancora Manojlovic, tutta sola Stettler, che però perde per un attimo di vista il pallone, riesce a ricoordinarsi come una ballerina di danza classica sulla linea dei 6 metri, laddove la linea colorata di bianco scotta e bisogna evitarla a tutti i costi. Ci riesce con grande abilità, grandi doti di coordinazione Lucy Stettler per il gol del nuovo più 2, 18-16. E questo è il margine, questa la forbice, pallone nell'angolo, ma nulla da fare però, errore di Abfalterer sul tentativo di passaggio che era destinato ad Hilber, pallone che non arriva a destinazione. Palla importante questa,
per la Iomi Salerno. Dalla Costa, 4 reti all'attivo per Ilaria Dalla Costa in questa partita. Manojlovic, si muove Krnic, ancora Manojlovic, l'uno contro uno, poi le finte, nuovamente Krnic, prova a liberarsi dalla marcatura, c'è un fallo ravvisato dalla coppia arbitrale, 9 metri. Si riparte dalla linea tratteggiata con Krnic che gestisce questo possesso. Time out chiamato da Laura Avram quando siamo giunti quasi al 39esimo minuto complessivo. Il primo time out della partita speso sulla panchina della Iomi Salerno. È un time out che Laura Avram dedicherà alla gestione di questo possesso. È una fase molto importante per Salerno perché ha il possibile più 3 nelle mani e dunque può in qualche modo indirizzare maggiormente, scavare il solco nell'andamento di questa gara 1 di finale scudetto per Brixen Sud Tirol, seppure il divario per il momento è identico a quello che la squadra altoatesina ha fronteggiato per gran parte della partita. È un momento chiave al contrario, naturalmente è un momento di pressione al contrario, perché Salerno può toccare un vantaggio che mai aveva raggiunto fino ad ora. Quarto confronto stagionale tra queste due squadre, un pareggio in regular season in Alto Adige, una vittoria di Salerno il 26 marzo scorso, sempre in regular season, nel mezzo la vittoria di Bressanone nella finale di Coppa Italia. 22-20 il risultato finale nel One Girl Show da parte di Arasai Duran, 13 gol della cubana. Difesa alta e palla recuperata da Ghilardi che poi lancia Hilbert, grande azione difensiva di Sofia Ghilardi che legge con anticipo le intenzioni dell'attacco di Salerno, ruba letteralmente il pallone dalle mani di Dalla Costa, gran lavoro in difesa di Sofia Ghilardi, regalo di Dalla Costa in questo frangente, tentativo di incrocio rovesciato fra Manojlovic e Krnic, c'è però un fallo, risultato di 18-17 in favore della Iomi Salerno. Ancora Ghilardi tiene lontana Krnic, si alza il baricentro difensivo di Bressanone, c'è l'attacco, il pallone dentro per Stettler che però litiga con Arasai Duran che le mette le mani sul pallone e la tiene lontana. Difende come centro dietro, baluardo della difesa Arasai Duran, il tiro sulla corsa, pesca il jolly qui Ramona Manojlovic, orsacchiotto grande a Luna Park, gran gol da parte di Ramona Manojlovic che trova il bersaglio grosso, invenzione della solita funambolica già da babbo, pallone che passa in un corridoio che ha visto soltanto lei. Non sbaglia poi Durvalder per il gol del nuovo meno uno. Equilibrio assoluto, seppure Salerno stia riuscendo a tenere comunque il vantaggio e il pallino della partita nelle proprie mani. Per Bressanone è lecito aspettarsi una gara di sofferenza, grande movimento di Krnic alle spalle della difesa, sbaglia poi la conclusione, palla sulla traversa, palleggio di Babbo che osserva il movimento delle compagne, poi va da Durvalder, l'uno contro uno di Durvalder, verso sinistra, si rifugia ancora in Babbo, deve battere velocemente Bressanone che ha perso l'attimo, Babbo invece voleva accelerare, voleva l'aiuto di Hilbert perché c'era la possibilità di un gol facile o comunque di un tiro facile per il Bressanone, non ne ha approfittato. È entrata intanto Giorgia Di Pietro che si rivede in campo dopo una porzione di primo tempo non brillantissima. Ghilardi per Hilbert, ancora Di Pietro, tutto chiuso, palla per Duran, raccoglie sulla corsa, gioca col palleggio Duran, poi arriva sui 6 metri, c'è un fallo, vuole i passi Dalla Costa. Non è dello stesso avviso la coppia arbitrale che impone di ricominciare dall'arco tratteggiato dai 9 metri. Si prende qualche secondo per recuperare il pallone dalla rete di protezione. Ghilardi, il tiro e il gol. Rete di Sofia Ghilardi, braccio sul fianco del difensore. Gran rete anche in questo caso, ma soprattutto gol del 2-0 di parziale e gol del pari. 19-19. Attacco di Salerno, c'è Tanaskovic in campo.
Ancora Tanaskovic. Manojlovic. Incrocio per far muovere proprio Ramona Manojlovic. Tanaskovic verso l'esterno. La tiene lontana. La difesa con Abfalterer. Manojlovic sempre Tanaskovic. Prova l'uno contro uno. Non c'è intesa con Romeo. Soprattutto non c'è fallo. Palla persa dalla Iovi Salerno. Bressanone adesso con la calma chiamata dalla panchina da Ubinussing. Si porta nell'altra metà campo con un pallone che può, per una delle rare volte viste fino ad ora nel corso della partita, girare il trend. Di Pietro, cambio di posizione, risale Hilber, arriva Ghilardi da lontano, il tiro sporcato dal muro, in qualche modo si salva Salerno, soprattutto con una parata di Ferrari. 9 metri però Di Pietro, deve ricominciare Babbo, va a puntare col palleggio Romeo, poi alza il ritmo del possesso, va dentro e guadagna un tiro dai 7 metri. Giorgia Di Pietro guadagna anche la superiorità numerica a Bressanone. C'è anche un 2 minuti ai danni di Ramona Manojlovic. Buona l'azione in penetrazione di Giorgia Di Pietro. Come al solito a dettare i ritmi dell'attacco è stata però Giada Babbo per prima. Abfalterer, pallone sul lato opposto rispetto al tentativo di intervento da parte di Elisa Ferrari. Salerno adesso giocherà con l'extra player. Entra Ilara Dalla Costa che sostituisce Elisa Ferrari. 20-19, Bressanone dunque si porta in vantaggio. Kernic per Dalla Costa. Salerno ha annullato la inferiorità numerica ma ha la porta vuota in questo momento. Lauretti Matos. Ancora il pallone per Tanaskovic, passi però fischiati a Tanaskovic, confusione nell'attacco di Salerno con Tanaskovic e palla persa dalle campionesse d'Italia. Pallone in mano al Brixen Sud Tirol. Di Pietro torna a sinistra, Babbo sulla giocatrice in più, Duran, lo scarico per Hilber che risale, rete, pallone sul secondo palo, non sbaglia Hilber, viene fuori adesso Bressanone a un quarto d'ora dal termine della partita, più due, 21-19 è il massimo vantaggio complessivo, è il massimo vantaggio registrato per mano del Brixen Sud Tirol nel corso del match. C'è in campo Lauretti Matos e il Brixen Sud Tirol continua a giocare sulla superiorità numerica. Una giocatrice in meno per Salerno. Kernic, risale Babbo che va a chiudere le linee di passaggio, mette in crisi le giocatrici avversarie. Tocca al capitano Pira Napoletano tirare fuori dai guai la Iovi Salerno con questa invenzione, questo gol dall'angolo. Per nulla semplice bucare sul primo palo Monica Prunster, gol del 21-20. Di Pietro, per Babbo, ancora Ghilardi, Di Pietro continua a scaricare molto bene qui il Bressanone, fallo in attacco però ravvisato dalla coppia arbitrale ai danni di Arasai Duran, c'è stato uno sfondamento fischiato dalla coppia arbitrale. E il signor Fabian, delegato della Federazione Italiana al tavolo, ammonisce Ubinussing, chiama l'ammonizione, richiama l'attenzione degli arbitri e appunto segnala la necessità di andare ad ammonire Ubinussing. Ammonizione combinata ovviamente dalla coppia arbitrale, in particolare da Francesco Simone, originario di Altamura. Fa coppia originariamente con il collega Pietro Monitillo, infortunato però e dunque sostituito all'occorrenza da Volodymyr Filonenko, arbitro proveniente dall'Ucraina, marito di Valeria Krillova, giocatrice che ha militato in questa stagione con la maglia dell'Eno in Lombardia, fuggito a febbraio dall'Ucraina e dal 9 aprile scorso a tutti gli effetti integrato nell'organico arbitrale della Federazione Italiana Gioco Handball. Torniamo alla partita nel frattempo perché c'è lo squillo di Salerno che pareggia, annulla il 2-0 di parziale, passi fischiati a Giorgia Di Pietro, palla persa
Ecco, questi ultimi due minuti sono la perfetta fotografia di quello che può accadere in una serie di finale scudetto. Può accadere qualunque cosa, perché adesso Salerno può portarsi in vantaggio. Qui una super parata di Monica Prunster sul tiro ben piazzato di Pina Napoletano, che aveva ancora una volta alzato la traiettoria, aveva provato a piazzare il pallone sopra la testa di Prunster, che con la mano di richiamo ha tirato fuori dal nulla una parata straordinaria, peraltro molto fredda, molto lucida. Prunster, come sua consuetudine, poche esultanze, poco spazio per le emozioni, ma tante parate, tanti interventi di gran classe, come quest'ultimo messo a statistica, palla persa da Bressanone. Salerno può tornare dall'altra parte quando siamo giunti al 47esimo minuto complessivo, 17 del secondo tempo trascorsi. Rientra Manojlovic, esce Lauretti Matos per il cambio attacco difesa. Si muove Krnic col palleggio, il pallone per Dalla Costa, impreciso il passaggio, Dalla Costa sul filo della doppia, continua a giocare comunque, segnalazione di passivo, Salerno deve inventare qualcosa, ancora Dalla Costa, Krnic, il tiro dalla distanza, para Prunster con l'aiuto del muro, la ribattuta è roba ancora di Bressanone e chiede calma poi Arasai Duran. Dentro Durvalder, c'è un fallo fischiato e c'è un time out richiesto sulla panchina del Brixas Sud Tirol, lo chiede Ubinensing per la Bressanone della palla a mano. Saranno settimane davvero infuocate, perché non soltanto domenica arriverà la serie di finale scudetto femminile, gara 2, ore 18, lo ricordo, in diretta su Eleven Sports. Vi racconteremo dall'Alto Adige quella che potrebbe, ma anche non potrebbe, e non sarà la gara decisiva, potrebbe non essere la gara decisiva per l'assegnazione del titolo, e allora eventuale gara 3 in programma martedì, ma già il giorno dopo, mercoledì, è sicura, mentre gara 3 è eventuale, è sicura l'apertura dei playoff scudetto della Serie A Beretta maschile, con Bressanone che dovrà affrontare la capolista al termine della regular season della Serie A Beretta. Affronterà la Junior Raffasano, due formazioni pugliesi nel tabellone delle semifinali scudetto, Junior Raffasano contro Bressanone con apertura della serie proprio in Alto Adige, e gara 2 poi alla Palestra Zizzi di Fasano. E l'altra formazione pugliese è ovviamente la squadra detentrice dello scudetto, il Conversano, che ha chiuso al secondo posto la regular season e che dovrà affrontare la terza forza del massimo campionato, la Raimond Sassari, serie che si aprirà sempre mercoledì prossimo al Pala Santoro di Sassari, altro palasport che ha fatto la storia soprattutto al femminile della pallamano italiana, che torna ad ospitare una serie di playoff per poi andare nel fine settimana, sabato, alla Pala San Giacomo. E dunque stiamo parlando di luoghi tra il Pala Palumbo, il Pala Sport di Bressanone, il Pala San Giacomo di Conversano, il Pala Santoro, che hanno fatto la storia della pallamano italiana. Hilber, Duran, un doppio incrocio per Durvalder dopo il timeout, Chilardi, il palleggio, palla dentro, si gira Occhino, qui è molto brava a girarsi Virginia Occhino nelle maglie della difesa di Salerno, fra Krnic e Dalla Costa, è riuscita a prendere posizione. Salerno che intanto in 5-1 Bressanone con Ghilardi. Manojlovic si accentra, non ha un impatto felice con la palla, si continua a giocare, Krnic osserva il movimento delle compagne, fallo però commesso da Nadia Abfalterer, 9 metri. Sempre Krnic, pallone ancora ricevuto da Manojlovic per Krnic, la tiene lontana, sfugge Dalla Costa che arriva al tiro, non sbaglia, a segno Ilara Dalla Costa, si rivede sul tabellino della partita il terzino sinistro della Iomi Salerno e della Nazionale. 22-21 il risultato, palla nell'angolo per Ghilardi e Babbo a giocare nel mezzo, adesso l'uno contro uno di Babbo, rischia la doppia qui Babbo, e infatti la chiedono le giocatrici di Salerno, lascia giocare però la coppia arbitrale, perché Babbo
ha immediatamente poi stoppato il palleggio e ceduto il pallone. Ancora Durvalder, palla nell'angolo, con una mano arpiona la sfera Ramona Manojlovic. Si torna dall'altra parte con Salerno, che adesso ha un pallone per l'ennesima volta, rischio di essere ripetitivo a questo punto, molto importante. Napoletano per Manojlovic, si posiziona come doppio pivot dalla costa, riceve Manojlovic, schiacciata la difesa, para però Prüster, vediamo se c'è spazio per un lancio. Il lancio di Prüster millimetrico per la presa con una mano, grande eleganza nella ricezione del pallone per Sofia Ghilardi, come al solito con il contagiri. Monica Prüster per pescare Ghilardi, che ovviamente difendendo da centroavanti ha un vantaggio competitivo nei contropiedi rispetto alle sue compagne di squadra e anche rispetto alle avversarie. Manojlovic che lavora col palleggio, sempre con Dalla Costa che si posiziona come doppio pivot, poi sbuca a sinistra, il tiro sul primo passo, Ilara Dalla Costa sale in cattedra adesso per il 23-22. Ghilardi, entrambe le squadre vogliono accelerare adesso, Babbo è tutto chiuso nell'angolo, ancora l'uno contro uno di Babbo, la palla per Duran, nell'angolino si rifugiano in Hilbert le giocatrici di Bressanone, para Ilic con il corpo, palla che però schizza via nelle mani ancora del Brixen. Durvalder per Duran, c'è sempre Abfalterer in posizione di terzino destro, si è accomodata adesso in panchina per rifiatare Sofia Ghilardi, che ha dato tanto alla sua squadra nel corso della partita, sta anche difendendo come centroavanti, sta spendendo molto in termini di energie. Pallone buttato via però da Durvalder, buono il recupero della difesa di Salerno, che adesso tra le parate di Ilic e gli interventi difensivi e dunque i palloni recuperati sta mettendo parecchio fieno in cascina per andare dall'altra parte, dove però non sta capitalizzando, almeno questo è accaduto negli ultimi possessi per quanto riguarda le campionesse d'Italia. Manojlovic, ancora il pallone di ritorno per Krnic, l'uno contro uno, è saltata la copertura difensiva, c'è spazio per Pira Napoletano, esplode il palapalumbo per questo gol della capitano di Salerno, gol del 24-22. Naturalmente quando segna il capitano, la beniamina di casa, il volume dei decibel è sempre un pochettino più alto. Nel frattempo Prüster è andata a colloquio da Ubinessing, probabilmente per analizzare quanto è accaduto nell'ultima azione con la copertura difensiva di Abfalterer, che è saltata completamente. C'è una sostituzione nel frattempo, è entrata Notdufter con la maglia numero 18, ha sostituito Hilbert. Sempre con la inferiorità numerica e la Brixen Südtirol. Di Pietro, Abfalterer prova l'uno contro uno, 9 metri, porta vuota per Bressanone. Duran prova l'azione in solitaria, viene fermata fallosamente, è sotto passivo in questo momento il Brixen Südtirol, palla larga per Notdufter che però subisce fallo, ancora 9 metri, deve inventare qualcosa a questo punto il Bressanone, ci prova con Duran che si libera dalla marcatura, la conclusione Arasai Duran, mette le mani nel fuoco e le tira lei le castagne via da questo momento di attacco prolungato e di grande difficoltà per Bressanone. Attenzione a questa possibilità di contropiede, il lancio e ci riesce in qualche modo Salerno, grande recupero, grande azione in rientro di Manojlovic, accompagnata poi da Romeo sul lancio da parte di Monica Prüster direttamente per Giada Babbo, che si dispera per quello che vedeva già come un pallone suo e dunque come una possibilità di andare a tu per tu con Ilic.
e invece siamo a 5 minuti dal termine della gara e Salerno attacca col più 2 in mano. Manojlovic per Dalla Costa, il pallone è lavorato per Romeo, ancora Manojlovic a sinistra per Krnic, il fallo di Abfalterer. Vediamo però qual è la decisione della coppia arbitrale adesso nei confronti di Abfalterer. Niente di particolare, se non qualche scaramuccia con Krnic, che adesso cambia zona d'attacco. Difensore arcigno però Abfalterer. Krnic Dalla Costa nell'angolo per Romeo, che si prende il tiro, pallone nell'angolo, rete. Non sbaglia Vittoria Romeo, si è vista poco, ma chiamata in causa in un momento così importante ha dimostrato di avere il braccio caldo. Duran sotto contatto, subisce fallo. Irregolarità della difesa di Salerno. Siamo entrati adesso nella fase chiave della partita, mancano 4 minuti e poco più, 4 e 10 per l'esattezza, 25 per chi difende in questo momento, ovvero Salerno, 23 per chi attacca. Bressanone che deve recuperare due reti, tentativo di passaggio rischioso qui di Giada Babbo che la butta via, c'è il pallone recuperato da Salerno, Romeo a tu per tu, tiro dai 7 metri e 2 minuti per Abfalterer, che protesta ma ha poco da protestare, perché quel tipo di fallo non può che finire in un 2 minuti. Pesa come un macigno il pallone nelle mani di Manojlovic. Una finta e poi il tiro tra le gambe, rete, per il massimo vantaggio, 26-23, massimo vantaggio di Salerno, massimo vantaggio della partita nel momento chiave, nel momento più importante, quando più conta. Siamo a 3,5 dal termine, 26-23, a questo punto assume contorni disperati l'impresa di cui ha bisogno Bressanone. Tiro dai 7 metri per il fallo ai danni di Ucchino, vorrebbe un 2 minuti Ucchino, ma soprattutto a questo punto deve accelerare il Bressanone. Di Pietro, rete per il meno 2, 26-24. Da un lato a questo punto la necessità di gestire con intelligenza questi possessi per Salerno, dall'altra l'obbligo di accelerare per Bressanone, che però è in inferiorità numerica per i 2 minuti combinati ai danni di Abfalterer. Palla nell'angolo, Romeo la perde però dalle mani questa volta. Corre via adesso Bressanone con Di Pietro. 2,5 da giocare, palla del potenziale meno 1 in mano al Brixen Sud Tirol. Ghilardi per Di Pietro sulla corsa, la parata di Ilic consegna ancora il pallone a Salerno, a Bressanone però, e non alla difesa di Salerno. Duran, il sottomano cercato, Giorgia Di Pietro prima dai 7 metri, adesso dai 9, sulla corsa, piede destro avanti, trova il gol del meno 1, il gol del 26-25 che riaccende ancora una volta la partita quando Salerno sembrava aver quantomeno aperto il portellone del congelatore per metterla in ghiaccio. Il tiro ribattuto, poi il gol di Vittoria Romeo, pallone che era terminato sul palo, aveva concluso Ramona Manojlovic, segna Vittoria Romeo dopo il palo di Manojlovic, e ancora un pallone cruciale della partita gestito in maniera brillante da Vittoria Romeo. Freddissima, si rifà dell'errore peraltro che aveva commesso nell'azione precedente dopo che aveva buttato via il potenziale tiro sullo scarico di Lara Dalla Costa. Time out chiamato da Ubinessing con 1:36 da giocare, due reti da recuperare per Bressanone. Il pareggio, come dicevo, è contemplato al termine di gara 1 come al termine di gara 2. Ovviamente al termine di gara 1 pareggiare vuol dire rendere una finale secca gara 2.
che assegnerebbe il titolo alla squadra vincitrice di quei 60 minuti, si andrebbe a gara 3 solamente con un altro pari. E Bressanone vuole provarci a tutti i costi ad arrivare comunque ad un dentro fuori. Ipotizzare un ribaltone a questo punto non è così semplice, anche se nel frattempo Duran porta tutti dalla linea dei 7 metri. E può succedere qualunque cosa, c'è ancora tempo per ogni cosa, per ogni accadimento, da un lato e dall'altro. Di Pietro. 58 e 40 nel frattempo giocati. E para Ilic, intervento di Ilic, ribattuta raccolta da Romeo. Intervento decisivo, provvidenziale di Ilic. Un minuto alla fine, due reti di vantaggio per Salerno, palla in mano. Krnic ha in mano il cartellino verde del timeout, Laura Avram. Krnic ancora col pallone in mano, eccolo qua il timeout, eccolo qua. Timeout chiamato sulla panchina opposta da Laura Avram, che a questo punto vuole definitivamente, sì, a questo punto metterla in ghiaccio, chiuderla. È su un piatto d'argento questa possibilità, questa eventualità per la Iomi Salerno. Non perde troppo tempo invece nel suo timeout Ubinessing, che ha già rispedito le sue giocatrici in campo, posiziona già da Babbo come centroavanti. E questa sembra essere la novità tattica più rilevante in questo momento. Scuote il capo mentre nell'inquadratura vediamo la panchina della Iomi Salerno, sta scuotendo il capo. Fuori dall'inquadratura Giorgia Di Pietro, ripensando probabilmente al tiro dai 7 metri mancato e che avrebbe potuto riportare Bressanone sulla meno 1, e che invece adesso mette Salerno nella condizione di chiudere definitivamente la partita. Dalla Costa, fallo. E corrono via nel frattempo i secondi, ne mancano 30 al termine. C'è la segnalazione di passivo. Ci prova Romeo, doppio palo e gol straordinario di Vittoria Romeo, che fa impazzire il pubblico del Palapalumbo. Si abbracciano a questo punto le giocatrici di Salerno, e non è un abbraccio qualunque, è l'abbraccio di chi sa che i giochi sono fatti e che gara 1 è stata portata a casa. Salerno capitalizza nel migliore dei modi, al massimo il turno casalingo, gara 1 in casa davanti al suo pubblico, e adesso si prepara a ricevere l'abbraccio del Palapalumbo, del pubblico salernitano. Salerno vince gara 1 di finale scudetto, batte 28-25 il Brixen Sud Tirol in casa e va con l'1-0 nelle sue mani alla sfida di domenica, a gara 2 che andrà in scena domenica in casa della formazione altoatesina. Gara 2 in programma domenica prossima in diretta su Eleve Sports in casa di Bressanone, con fischio d'apertura alle ore 18. Ma nel frattempo l'esultanza, il momento di gioia è tutto della Iomi Salerno, che come dicevo ha sfruttato nel migliore dei modi il turno casalingo. Sapeva la formazione campana di avere una sola chance di giocare in casa in questa serie ed è riuscita a portarla a casa, per la verità rimanendo quasi sempre avanti ad eccezione di un unico passaggio nel corso del secondo tempo in cui Bressanone era riuscita a portarsi in vantaggio. Salerno ha avuto in quel momento, nel suo momento di maggiore difficoltà, la forza di annullare il tentativo di sprint, il tentativo di fuga sui pedali da parte del Brixen Sud Tirol. Tutto è stato riequilibrato e poi Salerno è riuscita a portare a casa la gara e dunque a mettere nel proprio sacchetto questo primo granello fondamentale, pesantissimo, questo chicco da cui far germogliare, questo seme da cui far germogliare il sogno tricolore, che dovrà essere però portato avanti adesso anche in gara 2. Gara 2
in Alto Adige, eventuale gara 3 in Alto Adige. Ci si ritrova domenica su Eleven Sports per gara 3, ma nel frattempo Salerno è avanti 1-0 nella serie. Le campionesse d'Italia sono durissime a morire e nonostante il primato ceduto in regular season alla formazione altoatesina, per il momento i playoff dicono Yomi Salerno, la finale scudetto dice Salerno. Remake domenica, lo ripeto ancora una volta, ore 18, elevensports.it, e per tutti coloro i quali potranno, ovviamente, gara che si giocherà alla Palasport di Via del Laghetto in quel di Bressanone. Per il momento però è tutto per questa serie di finale scudetto, è tutto dal Palapalumbo di Salerno. Ricordo per l'ultima volta il punteggio: Salerno ha battuto Bressanone 28-25 facendo propria gara 1 di finale scudetto. Da Matteo Aldamonte grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i contenuti, con la programmazione di Eleven Sports, e l'augurio rimane quello di sempre: buona pallamano a tutti, alla prossima.